E siamo tornati, abbiamo risolto quello che c'era da risolvere, abbiamo illuminato chi c'era da illuminare, il mio collega si è preparato la strumentazione idonea per proteggersi da così tanto splendore, da così tanta magnificenza. Ed eccoci qua, pronti per l'intervista. Abbiamo qua con noi Joy, il coach degli Angry Birds. Chef, maestro, ci dica la ricetta segreta per battere in ovo. In realtà è stato molto semplice, è bastato capire il fatto che Masti si concentra più nel fare il cantante che le draft, e in quello diciamo ha più talento. Ok, sento odore di meme content per la prossima settimana a venire. Detto ciò, parliamo un po' di questa draft. Partiamo dalla top lane? Ok, dammi un secondo che devo riprenderlo. Ornn into Gwen. Tra l'altro abbiamo avuto diversi scambi 1v1. Ornn ci aspettavamo volesse essere più un pick di sicurezza, un pick che potesse gestire anche un eventuale weak side. Infatti poi si è deciso di andare dall'altro lato nuovo con una Gwen molto aggressiva, ma vincere un 1v1 contro Gwen ha un altro sapore. Sì, diciamo che abbiamo giocato un po' nell'ultimo periodo Ornn. E Ilixo se la sentiva molto, mentre eravamo in game anche in scrim continuava a fare i versi di Ornn nel suo microfono, terrorizzando chiunque nella call. E quindi percepivamo il fatto che fosse carico per oggi. E infatti se la sentiva gli abbiamo dato Ornn in un matchup in cui non dovrebbe andare così a head, essendo Ilixo comunque andato a head, ovviamente. Quindi mi stai dicendo che c'è un canale dedicato agli audio ASMR di Ilixu, che imita Credo che se Ornn. qualcuno ascolti quelle cose prima di dormire abbia incubi e tenti di farsi del male, però sì, ci sono. Sarebbe comunque un canale ASMR estremamente interessante per Ilixu. Ok, aspettiamo del nuovo contenuto a tal proposito, perché ora ci hai messo la curiosità. Angry Birds che sono partiti la prima giornata contro gli Underworld, che non è andata esattamente secondo i piani, però adesso avete battuto letteralmente il team che non stava perdendo nemmeno un game. Però questi Underworld adesso sono i primi in classifica. Cosa volete avere in Allora, serbo per loro? Cosa volete cucinare per il girone di ritorno? diciamo che il game contro gli Underworld non era molto previsto come risultato, però il vantaggio che abbiamo avuto è che subito dopo il game ci siamo messi a parlarne per capire subito su cosa concentrarci e gli errori che abbiamo fatto contro i loro erano molto banali, che è la ragione per cui abbiamo perso. E siamo abbastanza confident di vincere la partita nel momento in cui c'è un rematch, però sicuramente non li sottovaluteremo quanto abbiamo fatto la prima volta, anche a livello di preparazione. L'importante è essere consapevoli, infatti anche dal lato del caster desk avevamo percepito forse un po' di comodità, no? Dal lato Angry Birds, come se, ma sì, game 1, giorno 1, cosa potrà mai andare storto? E poi abbiamo visto che cosa è successo, decisamente vi siete riusciti a tirare su con tantissima dignità e ora avete il rispetto di Proving Grounds, perché dopo aver battuto in ovo, il prossimo step è battere gli Underworld Esports. Prima che ci salutiamo, Joy, vuoi dire qualcosa alla community di Proving Grounds e magari anche agli Underworld? Hey Underworld, ciao Fid, sei il mio amore intimo. E alla community di ProGrow spero che facciate il tifo per noi perché siamo qui per vincere, siamo qui per mostrare comunque cosa siamo come squadra e di cosa siamo capaci, quindi spero che comunque ci sia sostegno a parte nella community anche nei prossimi match, ora che abbiamo dimostrato di saper anche vincere. Decisamente i fatti parlano più di molte parole, però non dimenticate il meme, non dimenticate il content, che noi lo amiamo, sapevamo che Elixir aveva in serbo qualcosa per noi, purtroppo la connessione l'ha tradito, ma lo aspettiamo a braccia aperte, se vuole anche caricare del content off stream su Twitter ovviamente, è sempre il benvenuto, noi lo aspettiamo, io, Tavernello, tutta la regia, tutti quanti ormai aspettiamo le giornate di Proving Grounds per questo. Joy, grazie mille per questa intervista, ci vediamo alla prossima settimana di Proving Grounds, buona fortuna con gli Angry Birds. Grazie mille. Pulitissimo, pulitissimi Bats che meritano tutto il rispetto per aver battuto questi Novo che hanno fatto tanti gradassi, sono riusciti a applicare sul campo un gioco incredibile nelle scorse giornate,
ma che questa volta non le è riuscito. E però dopo tanti problemi, dopo l'intervista un po' in ritardo, tutto quanto, dopo una partita incredibile, dobbiamo arrivare alla prossima, perché comunque siamo a metà serata. Ci mancano proprio queste due partite e la prima che andremo a vedere questa sera, la prima dopo ovviamente Bazze contro Novo, sarà proprio FN contro gli Apocalypse. Gli Apocalypse che sono riusciti a vincere la prima partita, ma non sono poi riusciti a rientrare bene nelle ultime due. Qui hanno bisogno di fare qualcosina in più. Gli FN che sono riusciti a vincere la scorsa partita contro il GGF e che hanno fatto un grandissimo miglioramento rispetto a quelle precedenti. Quindi gli FN leggermente in vantaggio, tra tante virgolette, a livello statistico, anche a livello di morale, direi, dopo un'ottima vittoria. Però poi il campo dirà, perché comunque gli Apocalypse anche vogliono rifarsi dopo le brutte sconfitte che hanno avuto nell'ultimo periodo. E quindi AFN contro Apocalypse. Siamo in una giornata in cui tra l'altro i team che si scontrano tra di loro iniziano ad essere sempre più allineati, no? Il team che XEC voleva tantissimo sfidare il team Y e questa sera si trova contro di loro. Abbiamo visto Underworld per Deltaland, abbiamo visto Novo per Angry Birds e adesso vediamo AFN per Apocalypse, che stanno per entrare in draft e sono due team che si sono scontrati a lungo, si sono voluti assolutamente trovare qui oggi per misurarsi l'uno contro l'altro. Ho già sentito qualche, diciamo, chiamata da parte di alcuni membri dei team rispetto a certe dichiarazioni di intenti in giungla, in mid lane, ma sappiamo che si decide tutto a partire dalla draft. Assolutamente sì. Sono comunque fra due trend forse un po' diversi, ma comunque sono entrambe le squadre che si trovano 1-2. Quindi a questo punto bisogna andare a vedere chi riuscirà a raggiungere le squadre in avanti, chi o perlomeno si manterrà su quel 2-2 e chi invece sarà aggrappato dalla vincitrice della prossima partita. Perché ricordiamo, la prossima partita Fox GF è l'ultime due squadre di questa classifica e vedremo quale sarà appunto le strade che verranno a percorrere queste squadre proprio nella classifica e nella seconda parte del primo girone di questo girone di andata, anzi per essere più precisi di questa regular season. I ban però che iniziano, perché la draft è iniziata, con dei ban molto di rispetto più che sul meta in sé, perché ok LeBlanc, ma comunque Kha'Zix, Exos forte giocatore di Kha'Zix, stessa cosa per Sheshwa dall'altra parte, perché viene bannata proprio la sua Velvet. Aspetto l'ultimo ban. 20 secondi. Apocalypse, potete fare la cosa giusta. Voi sapete. Proving Grounds sa. Ban di Blitzcrank, ban di Velvet per Sheshwa, che l'ha visto ieri giocato proprio dal jungler degli Apocalypse, comunque una buona performance fin tanto che non è andato per il verso sbagliato. Tutto il resto, fermi. Nico Open, strano in realtà il ban di Poppy, potrebbe essere il momento giusto. Potrebbe essere quel momento, un B1 qui molto forte, Nico. Può essere anche flexata. Ed è arrivato il tuo momento, Charlie. È arrivato finalmente quel momento. AFN, oggi è un bel giorno. Perché finalmente approda la nuova Nico in Proving Grounds. E io non vedo l'ora di vedere la fine di questa partita. Sì. Ormai, ora finalmente possiamo andare a vedere questo nuovo campione. Interessante andare a prendere subito Xante, perché potrebbe essere sia per It's Really Hard, ma anche in realtà per il midlaner dell'Apocalypse. Sono entrambe queste possibilità viabili. Abbiamo visto quanto può essere un campione che può essere utilizzato anche in midlane. In Tunico potrebbe essere interessante, più che altro non per chissà quale motivo, ma semplicemente perché tanca così tanto da comunque poter resistere tantissimi danni che Nico vuole andare a scaricare. Poi si va subito a selezionare per Apocalypse l'AD carry, che a questo punto, essendo stato preso a Felios da un lato, dall'altra parte Lulu è molto intelligente come pick. Potrebbe essere, perché è ancora un over, ma comunque andare a eliminare un campione che puoi selezionare dall'altra parte è comunque una scelta molto intelligente, anche se alla fine sembra andare verso la direzione di Lusenami. Comunque sono entrambe opzioni viabili, oppure perché no,
Miglio è disponibile, non è stato bannato da molti ban mirati, e gli FN hanno a disposizione i due pick più voluti e più bannati di queste prime partite di Pro Gro. Sono molto felice oggi. Bravi Away From Normal. Nico, vediamo essere appunto il primo pick che vogliono prioritizzare. Miglio disponibile. Sono andati con due scelte fortissime in questa draft. C'è tanta speranza ancora per gli Apocalypse di, prima di tutto, counterpiccarli. Se riusciranno a counterpiccarli. Accanto ad Aphelios, vedere Lulu potrebbe essere un'opzione viabile. Magari polimorfando, ad esempio, Miglio, per evitare che possa garantire tutte le guarigioni disponibili. Oppure scegliere l'aggressività, perché la pace non è mai stata un'opzione, certamente, andare per Aphelios e Nautilus sarà sicuramente una scelta altrettanto interessante da poter vedere in fase di corsia. Seconda fase di ban, andiamo su top lane. Olaf impedito di essere giocato a Matteo, e vediamo ora che cosa sceglieranno per la mid lane e per la giungla degli Apocalypse, che deve ancora essere selezionata. Abbiamo parlato in precedenza quanto Miglio possa andare a bloccare alcune cose di Nautilus. C'è da dire che comunque va a applicare le salti in aria, quindi appena arriva la Suprema, appena arriva comunque la sua Q, non può essere bloccata da Miglio se non tramite la Q. Quindi Q va a counterare dentro la Q, ma deve essere temata nel miglior modo possibile. Kog'Maw mi fa paura, perché ha anche più range tramite Miglio. Miglio va a giocare bene con campioni che vogliono andare a chetare back e vogliono scalare, proprio come Kog'Maw, con tanta aggressività dall'altra parte che vuole essere aggressivi. Loro che possono chetare back e reingaggiare, gli FN mi fanno paura con questo trittico. Devono andare a bannare dall'altra parte l'Apocalypse, non solo top laner, ma anche in giungla. Perché ovviamente c'è da dire che quella Vai ha impostato tanto nelle prime partite ed è giusto andare a eliminare. Giungla che ancora viene bersagliata dalle FN, quindi Mokai, Sejuani che non sono più a disposizione, ci sta qui a questo punto come R4 Shaco. Sheshua, sai giocare Shaco. Shaco Rihanna. Sheshua, potresti Shaco rispondere Rihanna. Al Banter con il Banter. Shaco Rihanna. Shaco Rihanna. Io la butto lì. L'ha detto, era Revil che aveva parlato di questa Wombo combo. Sia Revil che Click addirittura in intervista. Sia Revil che Click, quindi si sta parlando di niente popò di meno che PG Nuts. Sì. Alla fine viene selezionato Jarvan, quindi questo nasino ce lo teniamo nel caso per dopo. E per un'altra partita in cui speriamo che se Sheshua vada a utilizzare questo campione. Però Jarvan comunque con una comp molto una comp, un trittico dall'altra parte molto aggressivo, ma risponde con tanta aggressività. E vediamo Kindred dall'altra parte, quindi comunque ha una possibilità tramite la Q di poter scappare dal possibile ingaggio di Jarvan, che potrebbe essere pericoloso utilizzare il Cataclisma, perché comunque c'è Nautilus che viene bloccato dai muri, quindi devono temare bene tutto quanto, perché può esserci questa antisinergia fastidiosa. C'è da dire nel frattempo che i cani arrivano. Però fai entrare Wolf, che hanno scelto Kindred, e apri la porta che deve entrare, sennò come fa a giocare? Giusto, c'è da dire anche questo. Ornn che è perfetto in questa composizione. Mi piace però Sylas. Allora, andiamo con ordine. Ornn mi piace perché ti permette di ingaggiare da distanza e anche poter chiedere back e volersi inserire nel momento giusto. Invece, dall'altra parte, Sylas mi piace perché hai così tante supreme da poter rubare. Tralasciando Kog'Maw, ma hai Miglio, hai Nico, hai Kindred, hai Ornn. Devastante. Mi piace tantissimo quel pick di Sylas. In questo momento abbiamo di fronte a noi una draft immensa, dominante, perfetta. Non vedo nulla di sbagliato da entrambe le parti. Mancherebbe solamente le blank mid lane, ma non possiamo aver tutto dalla vita. Ci rimane solamente quello di aspettare il momento giusto, la partita perfetta. Ma d'altra parte è solo la quarta giornata di Proving Grounds, t'aveva appena iniziato, ci accompagnerà per tutta l'estate, vogliamo mica bruciarci il bello adesso, quindi insomma abbiamo altre patch su cui lavorare e vediamo un sacco di potenziale content. Partiamo dalla top lane, Ornn into Xante. Xante ovviamente vuole essere molto aggressivo, una volta raggiunto il livello 6 potrebbe permetterselo contro Ornn, ma Ornn vuole essere più conservativo e niente di meno, non dimentichiamoci della quantità di danni che è capace di mettere, soprattutto visto il match che abbiamo appena visto. Vero, è però un Xante che ha davanti un campione che è difficile da andare ad aggredire, comunque rimane un tank, quindi e abbiamo visto anche prima quanto effettivamente possa essere pericoloso un campione del genere.
andiamo a analizzare non solo la top lane, perché nelle altre parti, più che il matchup singolo, sarà fondamentale vedere i team fight. Perché, come detto, gli Apocalypse hanno tantissima aggressività. Dall'altra parte, invece, gli FN vogliono cercare di kitare back, bloccare gli ingaggi. E cercare poi di reingaggiare e continuare però a chiedere back. D'altra parte, Apocalypse però hanno troppo ingaggio e con Sylas che può rubare la suprema di Emilio. Ho tanta paura. Siamo finalmente in partita per il terzo match di questa sera. Non meno importante, sempre da guardare fino alla fine. Away from normal, blue side contro Apocalypse, red side. Signore e signori, benvenuti nella landa degli evocatori. Le due squadre che si trovano 1-2 si vanno a contendere proprio questo posto a metà classifica che sarà fondamentale perché devono cercare di aggrappare gli avversari che comunque ora la classifica si è smossa e a fine giornata sono curioso di andarla a vedere anche con questi cambiamenti. Focus sulle rune in realtà non c'è nulla di così incredibile andare a segnalare. Interessante il piede lesto ovviamente su Kamikaze perché hai bisogno di avere un po' più di sostegno. Attacco energizzato e ti va a dare quella runa è molto comodo quando sai che hai comunque Ko come Sì. Emilio che ti va a scaricare tanto poke anche dalla distanza appena arriverà anche il livello 6. Quindi per Fede sarà un lavoro molto difficile da support perché comunque Pinkmin può bloccare l'ingaggio. Sono campioni immobili, sì, ma possono agire da tanto range. E poi altra cosa da sottolineare, Exodus doveva essere preciso al millimetro. Perché in ogni caso è una Kindred che ha bisogno di prendere le stack. Precisione, concentrazione e grande capacità di previsione, l'ho già detto, non lo so. Ma quello che vi consiglio di fare è di bettare i vostri punti canale perché sono gli ultimi secondi e questa è una grande partita per decidere su cosa capitalizzare. Se volete fare i punti, fare i grandi money, questo è il momento giusto. Siamo in partita, appunto, come hai detto bene tu, Exos sta giocando un pick molto complicato da far funzionare e quindi serve grande concentrazione. Dall'altro lato Sheshwa ha delle grandi abilitazioni per poter entrare già dal livello 3 con il flag and drag, sbalzare in aria l'avversario, potrebbe tentarlo proprio in corsia centrale. C'è un Jarvan che patta verso la corsia inferiore, una Kindred che va verso la top lane, forse anche per bloccare i possibili ingaggi aggressivi di Xante, o anche per dare un occhio a quella mid lane in cui può essere tanto aggressiva sia Nico che Sylas, e attenzione all'ingaggio in bot lane, perché vuoi Subito c'è il livello l'ancora. 2. Fede si fa sentire, la minacciosità è reale. Sappiamo comunque che Kog'Maw non avrà intenzione di fare dei trade così aggressivi già da subito. E questo va bene, perché se pensiamo anche all'hyperscaling che Kindred vuole, è effettivamente una scelta importante per andare di pari passo con questo tipo di intenzione. Cioè che va in corsia centrale, alla fine un'ora di fatto, nemmeno un flash utilizzato. Ora vediamo Sylas, perché intanto va a mettere visione, comunque inseguire la Jarvan. Potrebbero anche insieme andare a applicare una rotazione verso la corsia inferiore, perché no? Anche se principale sarà per l'Apocalypse avere informazioni sul jungler. Ora sanno che i campi sono stati puliti e quindi Kindred si trova per forza in corsia superiore. Da notare per Sheshwa c'è un Lethal Tempo particolare, ma è una runa che è stata utilizzata, che viene utilizzata molto, molto spesso anche su di lui per avere degli scambi prolungati molto importanti. Ancora nulla, parità, non c'è stata ancora nessuna aggressione se non quella in corsia inferiore. Vedremo se Sheshwa andrà a trovare qualcosina oppure Exos, però gli FN in corsia superiore hanno priorità, come gli Apocalypse hanno priorità dall'altra parte proprio in corsia inferiore. Arriva il marchio su Jarvan, come stiamo vedendo, è importantissimo vedere questa prima fase e questa seconda ancora. Nel senso, guardiamo come Fede sta andando avanti, dà tantissime opportunità a Kamikaze di poter essere così aggressivo. Sì, prova a cercare Fede questi ingaggi anche perché comunque a livello di questi livelli Kog'Maw ancora non scarica così tanti danni. Quindi hai bisogno di sfruttare comunque una Felios che dalla sua di danni ne ha. Attenzione a Jarvan, forse dovrebbe affacciarsi, c'è comunque Kindred, potrebbe esserci un fight. Guardiamoli di nuovo in corsia inferiore, questa volta sono in 3v2, Sheshwa va in, il primo sangue conquistato da Nautilus, Pinkin
cerca di rimanere al sicuro. Kindred nei paraggi potrebbe andare comunque a rispondere per ripushare quanto più possibile l'ondata e poter tamponare il danno. Comunque il danno è già stato tamponato dagli Apocalypse stessi, dando la kill a Nautilus. O comunque sarà sicuramente un momento da recuperare per Kog'Maw. Sì, tempo perso, tanto tempo perso. Ok, la kill andava su Fede, non è la situazione migliore ovviamente, però comunque gli Apocalypse che impostano al meglio, ok, la bot train impostano al meglio l'early game, in cui comunque non abbiamo ancora forse, se non c'ho, tanta aggressività. Sono entrambi dei team che vogliono anche studiare gli avversari, perché quello che sto vedendo è proprio che c'è uno studio da un lato e dall'altro e possibili aggressioni per esempio anche in corsia superiore, perché comunque abbiamo Matteo che sta trovando degli scambi importanti. Comunque il Cyril Hard dovrà stare attento, perché dare delle kill a Ornn e rimanere indietro con Xante può essere molto faticoso per iniziare a recuperare. Immobilizzato da Mysterious, che sceglie di giocare Nico. Attendiamo la giocata per poter vederla in sembianze ingannevoli per l'avversario, ma non per noi, che potremo vedere la minimappa. Scopriamo quindi che comunque non se la passa bene Yolek contro questo pick, perché ricordiamo è sempre la differenza prima di tutto tra melee e gittata. Sì, alla fine è proprio quello che sta determinando questo matchup, in cui comunque sta riuscendo a mantenere un'ottima palla. Questo è importantissimo per lui. Attenzione a Sheshua, perché vedendo questa cosa qui potrebbe iniziare a essere aggressivo, però comunque non c'è vita per Sylas. E in ogni caso c'è la suprema per entrambi, tranne che per lui. Quindi dovrà stare molto attento. Comunque Apocalypse che ora hanno iniziato di nuovo a rallentare. Hanno dato l'azione in bot lane e nulla più. Hanno una lane, proprio quella della mid lane, che sta soffrendo. La top lane che sta soffrendo da Matteo. C'è bisogno di tempo. Non c'è fretta di andare a trovare delle azioni, se non forse per i Drake. Nì. Perché in ogni caso la priorità sta balzando un po' da un lato e dall'altro, e quindi non sono delle lane che hanno fisso una priorità. Comunque vediamo ora che addirittura la priorità è presa proprio da Kog'Maw Mobile. Corsia superiore, tutto tace. It's Really Hard continua la sua opera per resistere alla coriaceità di Ornn, che resta comunque uno scoglio duro da abbattere per Apocalypse, che dovranno essere molto proattivi. Sheshua gli abbiamo visto fare una prima capatina in corsia inferiore e da lì si è chiuso nelle sue stanze faunistiche floreali per poter tornare più forte di prima. Ora con un primo martello di Caulfield sicuramente potrà aiutare ad essere più incisivo sulla mappa, ma dall'altro lato abbiamo una faretra solare, un altro pugnale dell'attack speed, quindi servirà forse una risposta più consistente. Per ora gli item sì, possono andare a favore di Sheshua, essendo un ottimo, ovviamente Jarvan un campione d'early game. Però per ora comunque situazione totalmente paritaria, anche a livello monetario. Vediamo che si trovano lì, anche se appunto quella prima kill è andata proprio nelle mani dell'Apocalypse. Exos non ho visto se è andato a prendere delle stack. A breve dovremo dare un occhio, ok, a riquadrino in basso a sinistra per vedere quante stack ha, se è riuscito a prendere la prima slash la seconda. Nel frattempo rotazione di Fede, ma non solo di lui, Sheshua ed anche Yolek, per andare forse verso un possibile messaggio tra Landa, sfruttando anche la priorità in corsa superiore data da It's Really Hard. Quindi perlomeno si riescono a trovare delle opportunità per muoversi. Fede che dà proprio priorità anche alla costa centrale per avere più possibilità e tranquillità nella presa di quell'obiettivo. Primo drago della nuvola battuto lo prende Exos, che ha subito priorità su questa zona di mappa. Non si avvicina troppo al largo granchio, ma avrà un rincontro ravvicinato con Fede e questo farà molto male. E anche con la suprema di Kog'Maw, che va ad infliggere dei danni extra, sa di potersi permettere questa vicinanza. Matteo con It's Really Hard. Da che parte della mappa si è messo esattamente, Xante? Non lo so. Tanto aggressivo, ho provato forse a prendere della wave un po' troppo in là. E ci sta continuando a riuscire, cioè continua ad essere così tanto aggressivo, come in realtà le offendono dall'altra parte
riescono forse a mettere un po' alle strette Sheshua in corsa inferiore. Anche dopo la presa del Drake, Smite però è arrivato. Sheshua prende l'obiettivo e ruotano anche le tutti gli Apocalypse. Livello 6 è presente, ancora flashata e predictata da Exos, che non si lascia mica ingannare da un'azione Mysterious. Così subito a girarsi, la suprema di Nico mette al terreno tutti quanti. Sheshua si salva per un miracolo e invece no, il dardo del Kindred non può essere doggiato. E qui perfetti gli FN, perché la risposta a un fight che poteva essere pericolosissimo per loro è stata ottimale. Vanno back per poi ringaggiare con il gancio di Mysterious. Incredibile, flash suprema, ed è questo quello che Nico può fare, perché è un campione che puoi giocarla di creatività. Se non riesci a trovare spazio in quel modo lì, puoi però essere fondamentale con le sue supreme. È un po' un campione come per esempio Fiddlesticks, ok? Lui può stare behind tutto il game, può trovarsi in difficoltà a trovare degli spazi senza visione in cui può giocare, ma basta una suprema. Ne basta solo una per ribaltare tutta una partita. Ed è così semplice cadere in tentazione quando la possibilità di fare ancora di più è così vicina. Bisogna essere comunque in grado di poter dividere le due cose e capire quando è il momento di fare un passo avanti e quando invece di trattenersi. E la voglia è veramente tanta, soprattutto quando hai un Nico dall'altro lato, senza mana sicuramente, ma non priva di risorse per poter essere aggressiva. Lo stiamo vedendo anche in questo momento, c'è comunque una Kindred con una kill dall'altro lato ed è solamente il minuto 11. Sì, e fra l'altro un amico che è andato a prendere il blue buff, quindi pian piano si sta rigenerando il mana per provare di nuovo a essere aggressiva e mettere pressione ad una situazione mid lane. Potrebbe prova cambiare. Cataclisma, vanno su Sheshua, riescono ad abbassargli la barra degli HP. Exos prende il suo primo marchio e continuiamo a vedere questa avanzata degli AFN che non può essere interrotta da Sylas, che con il suo hijack non potrà ancora utilizzarlo e rubare la prossima suprema. E fra l'altro allora la situazione che poteva essere ribaltata per la mid lane invece no, perché per quanto Sylas è sopravvissuto ha tanti CS in meno e quindi gli Apocalypse, che stanno rispostando bene la partita, stanno un po' soffrendo ora con Fede che prova ad andare in avanti con l'Exfresh, non riesce nemmeno a trovare un ingaggio. E per quanto Kamikaze trova anche il vantaggio rispetto al diretto avversario in corsa inferiore a livello di Exp, che ora viene ripareggiata, però comunque è un qualcosa che non è un vantaggio così grande. Siamo a 1000 gol di vantaggio, però appunto per gli FN, non più per l'Apocalypse. Il momento di vedere se questo messaggero della landa evocato in corsia inferiore potrà dare un segnale di movimento agli Apocalypse e alla loro mappa. Potrebbe avvicinarli però a battere la prima struttura. Comunque da una prima testata con due armi puntate contro, cioè quelle di Aphelios, Gigi e Fimkin, riescono comunque ad essere solidi su di loro e vedere come possono ancora essere aggressivi, offensivi. Sicuramente quelle placcature tornano molto utili, ma non saranno ancora sufficienti. Sì, daranno sicuramente una grande mano. Fra l'altro messaggero che arriverà comunque fra un paio di minuti e sarà un obiettivo importante. Il Drake, Hextech, comunque che potrebbe essere aggredito di nuovo dalle FN. Ora in una situazione in leggero vantaggio, potrebbe sicuramente dargli una mano sulla presa di questo obiettivo. Ora fra l'altro sono anche arrivati i primi item negli inventari, perché comunque già vediamo un Everfrost per Sylas e vediamo anche già l'aggressione in mid lane, anzi. Peccato per l'ancora mancata, Exflash ci prova Exos, sapendo che c'è anche Emilio con sé, può farlo con la suprema. Exos uccide nel frattempo Nautilus, ma questo non importa perché dà un'altra opportunità. Sheshua mette al tappeto Mysterious, ma non è finita qui. Il colpo del Kindred è sempre dietro l'angolo. Guardati le spalle, it's really hard, perché non è solo la fase di corsia così difficile. Il range che ha Kog'Maw con Emilio è devastante, anche con lo stack di dal tempo. Vanno a prendere forse anche la prima torre, forse non riescono per poco, alla fine vanno a prendere, questo è importante, possono andare in avanti.
Exos, incredibile, non ha ancora runa, né praticamente sfoggia tre dardi alla volta, quasi come fossero le asce di Draven, che se non lo sai, puoi tenerne tipo massimo due in aria contemporaneamente, ok? Quindi, ad una certa viene cappata questa cosa, però poi c'è chi riesce un po' a romperla. Exos sta facendo la stessa cosa, senza però Runan. E senza Draven, in realtà. Già. E senza Draven. È un Exos già con 4 kill, Kraken Slayer alla mano, devastante a livello di danni, con una risposta a quello che dicevo proprio in draft. Infatti gli Apocalypse abbiano un ingaggio importante, ma gli FN hanno la possibilità di ingaggiare, bloccare un engage e contro un ingaggiare in modo incredibile, si è visto proprio in questo teamfight. Devono stare molto più attenti a Apocalypse, perché i danni soprattutto da distanza sono tantissimi, perché Milo ti dà range, e dà range a campioni come Kindred, che non ne ha tanto finché non arrivano un paio di stack, 4 almeno inizia a avere un po' di range, ma dà range a Kog'Maw, un campione che ne ha tanto già di base. E si vede, ora è arrivata anche la static per lui, non c'è per il mid laner, arriva per un campione che comunque di AP può buildarlo anche tramite un po' la Winsor, se non vuoi andare di altri item, ma comunque quello sarà fondamentale. E quei 30, se non erro, AP che comunque ti dà di base quell'item, saranno molto comodi anche per andare appunto a far aumentare il danno dell'attacco energizzato. Vediamo adesso gli Apocalypse come si riescono ad avvicinare al messaggero della Landa. Away from normal che arrivano dopo di loro. Doppia Kindred. È il momento di confondere loro le idee. Gli autoattacchi arrivano da entrambi i lati, ma i danni vanno quantificati. Chiamo del dio della Forge, rubata la ultimate a Ornn, non è servito a niente perché non è andato su nessuno ancora una volta in Eagle. Con la suprema di Mysterious. Prova ad andare in e questa volta il dio della Forge evoca il suo vero aspetto. Riposo dell'agnella, salva gli Apocalypse per il rotto della cuffia. Non è stata uccisa ancora nessuna anima, ma sono sicura che lo spirito del Kindred ha gli occhi puntati. Un'altra kill su Fede. Continua anche Kog'Maw perché vuole la sua kill, vuole il suo intento. Potrebbe aver fatto il passo più lungo della bava questa volta. Gigi viene ucciso da Kamikei e continua Exos a mietere vittime. Quando è la tua ora non puoi fare niente. Double kill e double crunch. Come stanno fightando questi FN alla grandissima, in avanti, senza pensarci due volte. Sai, la schiattante supreme da rubare, ma sono troppe, perché rubandone una, molto importante, come richiamano il dio della forgia, non può rubare quella di Nico. E se non può rubare quella di Nico, non può rubare nemmeno il riposo dell'agnella. E il pick di Jarvan forse qui non è stato funzionale, perché non lo so, chiude gli spazi stretti e dà una mano per esempio anche a Ornn dall'altra parte, quindi vai a dare forse anche una mano ai propri avversari, e non è ciò che vuoi andare a fare. Sì, Yolek per fortuna riesce a pushare in corsia inferiore, forse riesce a prendere anche un'ottima torre con anche la bounty, ma 5.000 gol di vantaggio ora si fanno sentire. Le FN stanno giocando alla grandissima e se continuano così sarà una partita unidirezionale. Vediamo Kog'Maw adesso in corsia centrale andare a optare per le prime rotazioni. Nico si mette in bot lane per poter recuperare un po' di pressione. Ricordiamoci, solo una struttura abbattuta da parte di entrambi i team. Apocalypse però hanno le taglie obiettivo disponibili. 1 minuto e 40 al prossimo drago per poter avvicinarsi gli Apocalypse all'obiettivo e riuscire a recuperare un po' di risorse, perché il vantaggio al momento è a favore Away from Normal. Sì, una draft creata alla perfezione e che sta venendo eseguita alla perfezione. Due trick nel frattempo presi, il prossimo che dovrà ad arrivare, attenzione, Dragon Drag, Cataclisma vanno sul carry avversario, nel frattempo danno il tempo agli Away from Normal per poter fare molti danni. I danni. E Pimkin con l'ultimo autoattacco metterà il colpo di grazia. Ci cascano sempre. Mysterious è più grande di questa landa. Exos con la settima kill sta facendo un disastro. Il cimitero di League of Legends miete una vittima dopo l'altra al ritmo di Kindred e di Ululati. GG conquista la sua quarta uccisione. Away from Normal sembra che stiano giocando una partita quasi semplificata. Dicevo che contro i GGF sono migliorati tantissimo e hanno creato anche una partita contro i GGF anche
meno di mezz'ora, cioè devastanti, e stanno cercando di mantenere questo tempo perché stanno riuscendo a essere aggressivi, continuano a buildare vantaggio, fightano in un modo incredibile le ultime tre Nico. Non ce n'è stata una sbagliata. Qui non abbiamo visto minion che andavano su river, non abbiamo visto quella particolare creatività che ti può dare un campione come Nico, ma l'utilità nei fight, creatività o meno, è stata devastante. Tra l'altro, Supreme Nico, che ora è stata rubata la Yolek, dobbiamo stare attenti perché comunque qualcosa di importante. Il fatto che non ci sono danni, perché dall'altra parte sarà chiusa anche una Guinsoo per GG. Beh, i danni sono tantissimi. L'Apocalypse provano a rispondere andando a prendere un Drake. Basterà? Non lo so. Apocalypse in avanti, Kindred potrebbe fare la follia, ma saprebbe che di dare 700 gold di shutdown non ne vale la pena, questo non è il momento, e sa che è più importante dewardare, trovare l'opportunità per un nuovo obiettivo. D'altra parte loro sono a soul point, tra una stack di differenza, e guarda, non hanno nemmeno bisogno di essere ingaggiati, a meno che non lo faccia Fede al posto loro. Utilizzano tutte le supreme su di loro, cerca il riposo degli all'agnella per poter sopravvivere e non dare lo shutdown. Il flash non è ancora disponibile, serve Emilio in questo momento, la seconda ancora connette e lo shutdown viene colto da It's Really Hard. È stato difficile, ma ce l'hanno fatta. Sono riusciti a prendere una Kindred fuori posizione, e questo non era il momento giusto per essere lì, perché dai la possibilità all'Apocalypse di andare verso un Baron, o forse no, perché comunque gli FN anche in 3, potrebbero essere anche 4, vogliono riuscire a prendere qualcosa e a bloccare gli avversari. Attenzione a Yolek dal fianco. Away from normal in una posizione non particolarmente felice, però ci riproverà lo stesso, questa volta flashando in un modo un particolarmente variopinto. Vediamo dove si riposiziona, molto buona la testata di Ornn, dà la possibilità a GG di prendere una kill. Yolek va in e cerca ancora la possibilità di recuperare vita, niente da fare, Mysterious lo uccide. Gli FN che anche con un in meno riescono a bloccare gli Apocalypse, stanno fetando la grande. Io sono sconvolto in positivo da questi FN, perché hanno fatto un salto in avanti nella draft e soprattutto anche nell'esecuzione stessa, enorme rispetto alle partite precedenti. E questo è lì che vogliamo vedere, aggressivo, subito propositivi, raggiungere subito degli spike importanti a dei campioni che vogliono scalare. Sono 7 le stack di Kindred, sono tante. Sono tante, perché all'8 dovrebbe, che è appena chiuse tra l'altro con questo campo, arriva anche ancora di nuovo un potenziamento sul range. E con Milio fra l'altro vicino, ragazzi, è forte. Questa Kindred da tenere sott'occhio, perché la Trinity è un item stupendo su di lei, anche potenziato tra l'altro. Non solo la Trinity è un ottimo item, ma appunto quando diventa potenziato dagli ornamenti assume tutto un altro sapore. 7-1, 12esimo livello. Mi dimenticavo che devo questo HD, non vediamo le stack, stavo per dire 12 stack, quando le ha recuperate queste? Ok, sicuramente un avversario da temere, da targettare, da prendere sotto il mirino. Più di Kog'Maw, più di Milio. Sì. Kindred non può perdere le stack, certo non è come Draven, ma va assolutamente contenuta, e così anche Mysterious. Non richiama purtroppo Ornn, non richiama purtroppo Sylas la Suprema, ma questo dà la possibilità da Away from Normal di cercare l'opportunità in mid lane e trovare il fianco. Sanno comunque che Sylas è in quella direzione, quindi forse prioritizzano la top lane. Ha scaricato Nico con una combo di E e Q, e senza neanche l'attacco potenziato alla passiva della E, devastante. Siamo quasi a 10.000 gold di vantaggio. Manca poco, manca un teamfight e un Baron preso. Baron che è ancora ovviamente a disposizione del FN. Vogliono sfruttarlo, vanno in corsa superiore, danno una mano a Pink con il push, anzi a Mysterious, e sono già lì, sono pronti. Vogliono riuscire ad essere devastanti. Attenzione a Yolek, potrebbe provare il flank. Yolek, occhio importantissimo, andare a vedere come cerca l'opportunità su GG per trovare uno shutdown importantissimo sotto gli HP avversari, con pochissime possibilità di potercela fare. Infatti la double kill viene comunque presa dall'AD carry degli Away from Normal, che sembrano Mysterious decisamente venire da un altro mondo. Kamikei annichilito, Mysterious tira dritto, ed è per questo che noi vi diciamo di giocare Nico, perché questo è quello che succede, e succede anche che il vostro jungler farà una kill dietro l'altra fino ad arrivare alla doppia, alla quadra, alla penta.
Questi sono gli Away From Normal, autori della carneficina a 23 minuti in Proving Grounds. Devastanti questi FN, possono andare a chiudere, mancano 10 secondi, Cescio è appena arrivato ma forse vogliono non chiudere. Riuscirà a difendere, possono chiudere, Cescio non può fare base nulla. Base aperta, non c'è la possibilità di respawn, non ce la fanno, 24 minuti e 4 secondi e 5 si chiude la partita, signore e signori, questi sono gli Away From Normal. Applausi. Questo è stato il grow up più, forse... E scusa, questo io Proving Grounds ho visto troppa rispetto luce al resto. Abbiamo bisogno degli occhiali. Abbiamo bisogno degli occhiali. Sono troppo emozionato. Milio brucia tanto. Soprattutto quando inizi a applicare la passiva, la Q di qua. Ma poi sto sudando. Cioè, veramente tutto questa emozione una volta sola. Veramente devo. È difficile. È difficile. Mettermi la fascetta perché poi. Ragazzi, qui devastante. Guarda. No, veramente. Cioè, fa caldo, raga. È giugno. Cioè, se siamo messi così a giugno, io non so che cosa succede. Allora. Cosa succede dopo? No, anzi non dirò, io non ho una fascetta, però qualcos'altro. Per la prossima lo vedrete settimana prossima, non dirò nulla. Tenetevi sorpresa. Pronti. Sorpresa. Però tenetevi pronti anche per le altre squadre, le FN devastanti, che hanno appunto avuto questo grupp incredibile, con anche la paura, devono la paura che crescerà nelle altre team. Perché devono stare attenti a queste FN che, rispetto alle due sconfitte e alla prima vittoria, sono cresciuti tantissimo. 23 minuti di partita. Devastante. Tave. Questo è il momento. Charlie. Questo è il momento perché Away From Normal hanno faticato così tanto per arrivare qui oggi. Si sono impegnati. Hanno cercato di andare contro ogni avversità nonostante tutti i pronostici gli stessero dicendo che le cose non stavano andando bene. Loro hanno preso i pronostici, li hanno buttati giù dalla finestra, per non dire altro, e sono qui oggi. In intervista a poterlo raccontare. Per noi, per gli Away From Normal, Exos. My friend, how are you? I am good. Hello, Exos. Looks so nice. I mean, I really like your hairstyle. We should try it more often. How do you feel it? Yeah, it looks good, right? Yeah, I mean, it's me. You're... Okay, let's talk about this game, because... no, this is I'll search for the translation, but I think yours is a llama or an alpaca. Meh. talking about your pick, would you tell us about your kindred? Yeah, I think the moment they picked so many tanky melee champions, it was just too fun to not play and too free to not play, so we just went like, you know what, keep and go. Just went for so it. Easy pick, easy champ. Yeah, I was just good there and was fun to play, so why not? It was quite fun to play. I think you just called for yourself a new ban for the next games. Maybe. Okay. Who knows? Okay, gli abbiamo chiesto, intanto gli abbiamo fatto complimenti, come potete vedere abbiamo uno stile affine in questa serata, anche lui si è messo la fascetta per il sudore, stiloso anche lui con gli occhiali da sole, perché quando un game brilla così tanto da azioni così meravigliose è difficile, no? Dove bisogna proteggersi gli occhi, bisogna equipaggiarsi, ma al di là di questo gli abbiamo chiesto della sua kindred e la risposta è più semplice di quella che ci potessimo aspettare, era un buon game per kindred e... aveva voglia di giocarla, quindi perché non approfittarne? D'altra parte, una kindred che ha chiuso con uno score incredibile. How many stocks did you have at the end of the game? Do you remember? It was too many, I didn't count. It was just too many. They just came left and right. I was like, oh, I have 4 stacks, oops. And then I was like, more and more. I have no idea, it was just too many. Niente, aggredito dalla celebrità, dal successo, non se lo ricorda neanche Exos quante stack erano. Away From Normal, you started the Proving Grounds with some unfortunate and not really happy matches, but tonight it's like your woke up and you feel like so well rested, so happy and so full of energies to do better and better and better. What did change and how do you feel about the next weeks of Proving Grounds?
I think we just struggled a little bit finding how to play together and how and what we would like to play and how we like to play, and now we found the way we like to play. So I think that mainly changed. The synergy is good now, and yeah, we're just really confident to get more wins in the next weeks. We're for sure gonna go to playoffs if it's up to us. So we're feeling good. Okay. Very well. Probabilmente all'inizio era difficile magari trovare una sinergia, non era esattamente il modo in cui volevano partire, però stanno lavorando molto sul gioco di squadra, stanno lavorando molto per giocare insieme e per poter andare sempre meglio, per poter giocare le partite sempre meglio e poi chi lo sa, anche ai playoff poter puntare a quel, aggiungerei io, a quel banger finale per poter dare prova che Away From Normal possono fare così, così bene. Exos, one last thing before we say goodbye into this interview. This is your moment to tell anything you want to the Proving Grounds community. I mean, with this stylish hairband, I just have to let you the spotlight. It's all yours. Well, you saw on Twitter that somebody in our team yells at Scrims. I could spill the tea now. That's it. That's it. I can guess that we can see, we can hope for a Yumi sooner or later. I don't know. Your words, not mine. I mean, your mail, not mine. Exos, thank you very much for this interview and hope to see you soon. My greetings again for the headband and congratulations on your win. Quanta bellezza. Lo quanta so, in lo questo so. Proving Grounds. In Proving Grounds. Io non ho più parole per descrivere quanta bellezza stiamo vedendo ogni giorno un'intervista di più. Servono sono solo nuovi costumi. Nuovi costumi, nuovi occhiali, importante ragazzi. C'è bisogno... Abbiamo iniziato alla grande, dobbiamo mantenere un livello molto alto. Prossima settimana giorni. Hai detto tema pool party. Non segnate, detto, però segnate prossima settimana per il content, per i meme, contattate i vostri social media manager, quello che volete. Fate tutto. Tema pool fare. Party prossima settimana. Noi l'abbiamo detto. Non diciamo nient'altro, poi siete voi a decidere cosa. Intanto il tema è una festa a tema, cioè un dress code da rispettare. Oddio, dress, insomma, vabbè, per i limiti di Twitch. Certo, però... un code da rispettare, mettiamola così, senza address. E dopo questi Away From Normal così flawless, così ordinati, perfetti, dritti al punto, arriviamo già, di già, al match di 4 già. Di questa sera. E ormai il tempo vola quando ci si diverte e noi ci divertiamo con voi. Noi ci prendiamo una piccola pausa per aspettare di commentare e vedere con voi l'ultimo match di questa sera. Fox Esports contro GGF.